14 partenze per circa 2.300 posti, nei periodi dal 20 aprile al 4 giugno e dal 28 agosto al 14 settembre. È l'offerta che, in occasione del centenario delle apparizioni di Fatima, permetterà ai pellegrini di raggiungere al meglio possibile uno dei luoghi mariani più famosi e importanti al mondo. Presentata presso l'area partenze dell'aeroporto Orio al Serio di Bergamo, l'iniziativa è frutto di una proficua collaborazione tra le agenzie Duomo Viaggi e Brevivet, che organizzeranno ogni lunedì, nelle date già citate, il volo diretto da Orio a Lisbona e ogni giovedì per Oporto. Presente alla conferenza stampa, Monsignor Vincenzo Di Mauro, delegato della Conferenza Episcopale Lombarda per il turismo e i pellegrinaggi, Don Massimo Pavanello, incaricato regionale per la stessa commissione, Barbara Chiodi, direttrice di Brevivet, e Silvano Mezzenzano, amministratore delegato di Duomo Viaggi. Sì, ho apprezzato molto questa idea, ho apprezzato anche che abbiano invitato la CEL nella mia persona a questa inaugurazione di Viaggi, dove insieme alla professionalità mi è sembrato di capire che si vorrebbe curare molto il lato spirituale. Anche questa visita a un aereo che per la prima volta vedo dotato di locazioni per mettere delle barelle, eccetera, vuole venire incontro al problema che hanno trovato altri operatori che non possono più portare con i treni gli ammalati a Lourdes. Trovo proprio che sia un'iniziativa brillante, ovviamente dovrà essere testata dalla storia. Faremo un'intervista al ritorno. Grazie, grazie. Un anno di progettazione è stato necessario per arrivare a questa serie di pellegrinaggi. Albastar, compagnia aerea spagnola, metterà a disposizione gli aeromobili Boeing 737-400 configurati con 179 posti, dotati anche di postazioni per disabili. Brevivet e Duomo Viaggi insieme per celebrare certamente un anniversario importante come 100 anni dell'apparizione di Fatima, ma per dare anche un segnale che si può collaborare con un obiettivo significativo, quello di dare il meglio ai pellegrini. Certo, chi se non noi che siamo i due operatori che diciamo in Lombardia operano proprio a fianco delle diocesi, quindi è un bel segnale perché noi che siamo al servizio, diciamo siamo gli operatori che permettono poi di svolgere i pellegrinaggi, dobbiamo anche studiare situazioni e modalità per permettere che questi pellegrinaggi si svolgano al meglio. E quindi soprattutto quando sono gruppi numerosi, quindi i charter servono proprio per poter portare gruppi numerosi che appartengono a un'unica diocesi o un'unica unità pastorale, un decanato, una grande associazione che vuole tenere il gruppo unito e viaggiare insieme. E se oggi si tende a individualizzare anche nel comparto del turismo religioso, cosa che ci interroga perché la natura ecclesiale e comunitaria del pellegrinaggio è fondamentale, torna a sottolineare Mezzenzana, prima della visita all'interno del velivolo, forse il momento più buio della crisi anche per il turismo religioso è davvero superato. Se, come è stato detto dagli addetti del settore, la Terra Santa, a partire dallo scorso Capodanno, sta lentamente riprendendosi come luogo di viaggio e ci si sta aprendo a paesi molto richiesti, come la Russia, basti pensare ai pellegrinaggi alla Madonna di Kazan. Un servizio di qualità che ha un'attenzione specifica ai passeggeri, ai pellegrini, per offrire un servizio spiritualmente, fra virgolette, alto. Sì, diciamo che ci può essere una contingenza legata alle difficoltà che in questi anni hanno attraversato l'economia e anche, diciamo così, la dimensione religiosa della vita, però c'è soprattutto un progetto positivo, quello che stiamo portando avanti, che è quello di costruire un soggetto forte in grado di in qualche modo indicare delle linee di sviluppo della problematiche del pellegrinaggio e di approfondimento in una luce nuova in cui non possiamo negare che certamente c'è molta più attenzione al singolo, all'individuo, alla dimensione familiare, che sono quelle dimensioni che consentono anche una spiritualità più profonda rispetto alla dimensione che comunque deve sempre rimanere, eccetera, del pellegrinaggio comunitario, del pellegrinaggio ecclesiale in senso ampio, per cui non potranno venir meno i pellegrinaggi diocesani, ma noi dobbiamo imparare ad avere una forte attenzione all'approfondimento spirituale individuale.